Benvenuti a un nuovo video del Sistemista Italiano. Oggi vediamo HAProxy, quindi come impostare un server, diciamo in ascolto sulla porta 80 o 443, che poi redirigere chiamate sui due reali web server Apache che stanno dietro. Me l'avete chiesto oggi, per esempio, in chat. Giuseppe Fedele oggi me l'ha chiesto in chat, che voleva fare un cluster, lo chiama lui in realtà, un HAProxy è un'altra cosa. Giorgio Turri me l'ha chiesto in un vecchio commento e poi Goofy Goofy, non ho trovato nulla su HAProxy e oggi lo vediamo. Quindi oggi vedremo come installare due web server, porta 80 e 443, e poi metteremo davanti HAProxy, che in pratica è un'applicazione in ascolto sulla porta 443 che redirigerà le richieste sui backend, che sono i due web server veri e propri che ospiteranno il sito, sulla porta 80. Quindi davanti avremo la 443 col certificato, dietro avremo solo la porta 80, perché non è necessario così anche installare il certificato in ogni macchina, così installate il certificato solo sulla macchina HAProxy. Andiamo quindi al problema. Allora, il problema è sto maglione della Commodore, facciamolo vedere bene. Il problema è avere la possibilità di creare un'infrastruttura in H in alta fidabilità con due web server uguali, identici, che ospitano un sito web e davanti però una macchina che è in ascolto sulla porta 443 esterna, quindi le richieste che vengono da fuori arrivano su quella macchina, che rindirizza però le chiamate sulle due macchine che sono dietro. Avevo già fatto qualcosa di simile con Keep Alive, mi pare, su CentOS. Oggi lo vediamo con HAProxy. Andiamo alla soluzione. Allora, abbiamo qua tre server, Web 1, Web 2 e HAProxy, dove installeremo il pacchetto vero e proprio. Allora, Web 1 è IP 1, 158, Web 2 è IP 107 e HAProxy IP 1208. Ok, allora procediamo a installare innanzitutto Apache su questi qua, quindi yum install httpd. Ho sbagliato a scrivere httpd sia qui che qui. Metteremo il certificato di sistemista italiano se funziona. Ok, andiamo a tirare giù se Linux e il firewall. Quindi andiamo a fare la stessa cosa di qua. Ok, systemctl start httpd. Enable per abilitare il servizio all'avvio. Enable. Poi andiamo a creare nella var www.root var www.root var www.html un file index.html dove scriveremo semplicemente nodo 1. E qui scriveremo nodo 2. Ovviamente voi ci metterete il sito. Possibilmente, magari mettendo in condivisione lo storage, in modo tale che così potete mettere praticamente il sito solo su uno storage, e poi quello storage lo collegate in NFS alle due macchine. Quindi se aggiornate il sito, non dovete neanche aggiornare tutte e due, basta aggiornare il contenuto dello storage condiviso. Poi casomai faremo un video per farvi vedere meglio quello che dico. A questo punto, se noi apriamo il browser, dovremmo poter vedere su questi due indirizzi IP. Quindi abbiamo detto questo è 1.158 è nodo 1 e questo qui è 1.107 che dovrebbe essere il nodo 2. Ok. Ora sulla macchina HAProxy andiamo a fare yum install apple release per abilitare le release di Apple. Andiamo a installare yum install HAProxy.
E la prima cosa che faremo è metteremo in bilanciamento semplicemente la porta 80 e poi andremo a bilanciare la porta 443. Andiamo quindi ad aprire il file vietc hproxy.cfg e andiamo a scrivere delle semplici righe in global, in front-end e back-end. Allora, andiamo a mettere in front-end semplicemente due sezioni, una front-end e una back-end, porta 80, molto banale. In front-end andiamo a mettere www.http, il nome che vogliamo dare al tipo di bilanciamento, che poi dovrà fare match ovviamente con... cioè questo è il tipo di front-end, scusatemi, poi questo invece è il riferimento al back-end che andiamo a definire sotto. Quindi diciamo di stare in ascolto sulla porta sull'IP 1.208 che è se stesso, sulla porta 80. Deve fare un protocollo di forwarded, deve forwardare l'HTTP in pratica, e dove lo deve forwardare? Sul backend di default che è www.backend, e qui viene definito il backend, www.backend, dove mettete due server, date due nomi ai due server che volete, e poi mettete l'indirizzo IP del primo col check, l'indirizzo IP del secondo col check. Fatto questo, fate un restart di hproxy. E riaprendo il browser, voi andando sull'IP 192.168.1.208 vedrete che finirete su uno dei due nodi, che è il nodo 1. Se noi apriamo un'altra finestra, magari in incognito, dovremmo finire su un altro nodo che infatti è il nodo 2. Come vedete, abbiamo bilanciato già praticamente soltanto la porta 80, senza certificato, senza niente. Ovviamente adesso noi a questo IP andremo a dare un nome nel nostro file hosts, così da poterlo chiamare anche con un nome. Quindi andiamo ad aprirci una nuova shell e andiamo a fare, siccome sul Mac dobbiamo aprire, eccolo qua, etc/hosts, private etc/hosts, andiamo a mettere la password di sudo del Mac e andiamo a mettere 1.208. Andiamo a mettere www.sistemaitaliano.it, in modo tale che andiamo a puntare sulla macchina locale e poi potremo anche utilizzare il certificato. Quindi riaprendo il browser, andiamo a mettere www.sistemaitaliano.it e siamo finiti sul nodo 1. Poi se lo aprissimo da un'altra parte, ovviamente lui fa redirect in HTTPS perché c'ha in cache Chrome l'HTTPS, va bene, lui c'ha in cache l'HTTPS, dobbiamo fare in modo che non vada in HTTPS, eccoci qua, e ci siamo riusciti. Dovrei svuotare la cache, vabbè, comunque in anonimo ci siamo riusciti ed è appunto il nodo 1. Le modalità di backend sono diverse. Proveremo a mettere, per esempio, un tipo di bilanciamento round robin, ovvero andando in CFG abbiamo aggiunto questa riga qui in backend www.backend balance round robin. Facendo così e facendo un restart di hproxy, voi avrete un round robin, cioè praticamente, come vedete, a volte andremo a finire sul nodo 1, a volte sul nodo 2, ed è in round robin, cioè prima uno, poi l'altro, prima uno, poi l'altro. L'hproxy ha diverse modalità direttive da poter dare in balance. Una di queste è appunto il round robin. Eccolo qua, questo è il round robin. Poi avete invece lo static RR, il last con, il first, source, URI, URL parm. Quindi potete anche dare dei parametri, cioè in base all'URL chiamato potete reindirizzare su un host piuttosto che un altro. Questo è comodo se avete dei servizi attivi solo su uno e non sull'altro, fino ad arrivare addirittura poi allo sticky session, cioè la possibilità di dirgli ad hproxy di fermare la sessione solo su un host. Questo è comodo per i siti che avete la necessità di mantenere la sessione su un host, altrimenti si perde, diciamo, l'history della navigazione. Comunque nel manuale c'è scritto tutto, poi ve lo andate a vedere. Ora invece passiamo a come fare la stessa cosa però in HTTPS.
Per fare questo, allora io che cosa ho fatto? Ho trasferito i certificati nella cartella ETC HProxy Certs, sono i certificati di sistemista italiano, .it. Quello che vi serve è il certificato pubblico e la chiave privata. La full chain non vi serve, la full chain sarebbe certificato più la CA. E dovete concatenare praticamente il certificato e la chiave in un unico file che lo potete chiamare come volete. Io, per esempio, ho fatto cert perm. E per concatenare è facile usare il comando cat, quindi cat certificato spazio chiave maggiore il nome del file dove volete concatenare i due file. In pratica, se voi adesso aprite cert.pem, troverete qui il certificato e la chiave in un unico file, vedete? Begin private key, begin certificate, end certificate, begin private key, end private key. Fatto questo, andate ad aprire di nuovo l'hproxy.cfg e andiamo ad aggiungere semplicemente una direttiva di frontend, questa volta in HTTPS, quindi andiamo a fare frontend www.https, bind sarà uguale a quello di sopra, soltanto sulla porta 443, quindi gli stiamo dicendo di restare in ascolto sulla porta 443 in SSL e il certificato gli si dà il percorso del certificato. Poi un X forwarded proto, sempre per definire il tipo di protocollo da forwardare, e poi il default backend sarà uguale identico a quello di prima. Perché, come vi dicevo all'inizio del video, il backend rimarrà in porta 80, ma voi avrete sempre il traffico criptato in HTTPS. Fatto questo, andate a restartare HAProxy e andiamo a digitare semplicemente sul browser www.sistemistaitaliano.it. Questa volta Chrome non si dovrebbe incazzare perché lo trova e infatti risponde in HTTPS e mi ha risposto, come vedete, il nodo 2. Se io vado ad aggiornare, mi risponde il nodo 1 perché è in round robin. Quindi adesso praticamente siamo riusciti a mettere un HAProxy davanti che in bilanciamento sui due nodi che sono i backend, che sono i due server che stanno dietro con Apache. Ovviamente la stessa cosa la potete fare con Nginx, tanto alla fine quello che conta è la porta 80 in ascolto, quindi la configurazione di HAProxy rimarrà sempre la stessa. Detto questo, andiamo alla conclusione. Avete visto come creare due web server Apache con due banalissime pagine web, ho fatto io, ma potete mettere due siti normalissimi, magari meglio ancora con uno storage condiviso in modo tale che tutti e due gli Apache puntino allo stesso storage, così tutti gli aggiornamenti li fate solo su un unico storage. E davanti ci mettete un'altra macchina CentOS con HAProxy installato e configurato come avete visto. È chiaro che nei DNS pubblici dovete mettere l'IP della macchina di HAProxy, altrimenti andate a finire direttamente su uno dei due nodi. Quindi davanti, quindi pubblico, ci sarà solo HAProxy e dietro i due Apache. Questo tipo di configurazione vi dà molti vantaggi. Il primo di tutti è che avete un'alta affidabilità. Cioè, se cade un nodo, c'è l'altro, quindi ci penserà poi l'HAProxy a reindirizzare il traffico su uno o sull'altro. Se uno dei due è morto, lui se ne accorge e lo indirizza soltanto sul primo, e viceversa. Il secondo vantaggio è che non dovete pubblicare all'esterno i due web server Apache, possono anche essere in rete interna, purché ci sia appunto davanti HAProxy e che lo stesso HAProxy dal lato interno possa comunicare con i due Apache. Il terzo vantaggio è che avete un bilanciamento del carico tra i due, quindi se avete molte visite, un po' di visitatori andranno su un nodo, un po' andranno su un altro nodo, quindi avete tutta una serie di vantaggi che con un unico web server non potreste avere. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un mi piace, a scrivere nei commenti domande se qualcosa non è chiaro, a iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video!